sono arrivati puntualissimi all'appuntamento, tutti e tre uniti a Pescara e con i sorrisi pronti per i fan e per la stampa. Una rapida visita alla redazione del centro e poi pronti a rispondere al fuoco incrociato delle domande dei giornalisti. Gli abruzzesi sono un popolo caldo come i siciliani, quindi siamo due siciliani e un abruzzese. Abbiamo fatto un concerto a Pescara e devo dirti che è stato un concerto davvero emozionante. Gianluca? Beh, sono contento, finalmente siamo tornati qui tutti e tre insieme dopo tanto tempo. Sono passati già da settembre, come ha detto Piero, dall'ultimo concerto. Siamo felici perché ci è arrivata la notizia che alla Feltrinelli è pieno di fan, di amici, quindi non vediamo l'ora di andare. Sono sereni, niente sembra scalfirli, neanche le polemiche post-festival. Ignazio, Piero e l'abruzzese Gianluca scherzano e si godono l'accoglienza in una giornata che li vedrà ancora impegnati con altri due incontri pubblici. No, lasciamoli parlare. L'importante è che se ne parli, anzi, come si dice, per evitare le critiche, ti chiudi dentro casa, non parli, non fai nulla. Quindi chiusi dentro casa noi non ci vogliamo stare, vogliamo cantare. La cosa più importante è quello che cerchiamo di fare, loro con la loro regione, io con l'Abruzzo, è di portarla in giro per il mondo, l'Abruzzo, e portare solo le cose belle dell'Abruzzo, che è una terra meravigliosa. Non è la prima volta in Abruzzo per Piero e Ignazio, che conoscono ormai anche i diversi dialetti. Come si dice in abruzzese? Allora. Come sti? Come sti? Sting bone sting. Bravo. No, ti. Allora. Come sting, sempre stang sting. Ok, e mangiamo l'arrosto. Vedi. L'arrostello. Infine una nota romantica alla domanda cosa significa per voi grande amore, qualcuno lancia un appello per trovare l'anima gemella. Fan, fatevi avanti. Spero arrivi presto, non lo so, non so che dire.